Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 20 kg di cipolle da pulire, 8 kg di carne divisi, 6 kg carne rossa in 3 tagli diversi, dal cucuizzo napoletano al piccione al gamboncello, i restanti 2 kg gallinella di maiale. Ecco la nostra genovese, è pronta dopo giusto 9 ore di cottura. Iniziamo subito in banco con la nostra costoletta di maiale perugino, quella bicolore, la più buona in assoluto. Ed eccolo qua, il nostro roast beef è già in forno, mancava da una settimana. La genovese c'è, le vaschette ci sono e come sempre aspettano solo voi. Il roast beef è perfettamente cotto. Proseguiamo con la chianina, il nostro spiedino di carne bianca, la sorrentina e i nostri hamburger al formaggio. Eccoli qua. Anche stamattina non manca il tuffo degli anni 80 con il nostro vitello tonnato. Il clima è ancora perfetto per il vitello tonnato. Non è né caldo né freddo. Assaggio velocissimo in banco, tra poco caniamo anche la genovese, fegato, trippa, impanati, cotolette di vitello, alette di pollo marinate, la fracossa, la costoletta di maiale perugino, la chianina, lo spiedino, la sorrentina e i nostri hamburger al formaggio. Eccoci qua. Allora vi spiego perché questa è la genovese più buona in assoluto. Perché c'è un principio quando si cucina. Quando più si è nervosi, più un piatto viene buonissimo. Detto il fatto, vi racconto l'antefatto. Allora, dei nostri 3 figli, il secondo, ormai sono 2 mesi, che vive in Erasmus. Cosa presa con profonda gioia da mia moglie, come potete vedere da questa foto, e allo stesso tempo affogata nelle varie pizze lacrime che abbiamo, diciamo, perso tutto il periodo dell'estate. A questo punto, per essere precisi, mio figlio vive a Barcellona, in provincia di Barcellona, con questi 3 coinquilini. Insomma, tra macellerie, rosticcerie, pizzetterie strane, cosa mancava a mio figlio? Il caffè. Scusate il caffè, e di qualcosa che gli mancava in casa, mandiamo in avanscoperta la nostra agente segreto 001 e lei parte e va una settimana dal fratello. Noi qua, in trepidante attesa, per sapere la situazione là, com'era. Insomma, mentre continuiamo a girare la genovese, abbiamo carpito tutti i segreti dell'Erasmus di mio figlio e abbiamo saputo che l'unica cosa che lo angoscia veramente è che prima o poi dovrà tornare. Ho detto tutto.